Però se vi racconto le ultime vicissitudini che mi sono successe, che c'è? Sto guardando la camera giusta? Adesso sì, non stavo guardando la camera giusta. No, perché stavo guardando lì su. Ci sono delle persone che ti mandano veramente in bestia, no? Cioè, allucinante, insomma, no? Perché a me mi fermano tutti, no? Mi fermano tutti, no? Allora arriva uno l'altro giorno al tavolo, dice: ah, ma Richard, capito, io, cioè, io non posso, cioè meno male che ti ho incontrato, cioè io non posso salutare il fornaio sotto casa, non posso salutare il barman sotto casa, capito? Cioè io sono un ballerino, io sono un attore, io sono un cantante, io so fare di tutto, una persona come me è da Hollywood, hai capito? Cioè, solo tu mi puoi capire. E da Hollywood, e siccome tu stai in televisione, tu magari mi potresti dare una mano, ma io posso salutare quelli, ma quelli chi sono? Ma chi li conosce? Ma chi li conosce? Io sono uno ad un alto piano, capito? Dopo pochi minuti uno tutto vestito di giallo, guardo Esther coi capelli pure imbiondati gialli, allucinante questo, sempre allo stesso bar, passano 5 minuti, devi avere una pazienza da ferro. Devi avere la pazienza che hanno i Marines, di non sentire più emozioni, no? E questo, signor Benson, è il destino che ci ha fatto incontrare. Chi accendesse la televisione in questo momento, io non sono così, io faccio la parte, attenzione, era molto gaio questo, capito? È il destino che ci ha fatto incontrare. Io sono un grande attore e voglio recitare, voglio fare il film. Gli racconto una storia, guardi. Tempo fa, anni fa, anche Fassbinder mi propose una parte in un film, no? Gli chiesi, caro Fassbinder, forse avrei bisogno di qualche lezione. Gli ho detto, scusa, ma tu sei meridionale? Perché si sente? Un po' si sente, insomma. Cioè. Ma se ho fatto scuola di dizione! Vabbè, comunque, Fassbinder mi disse, dobbiamo fare questo film, lei forse mi può aiutare, signor Benson, perché sta alla televisione, no? E allora, e poi cavallava le gambe così, e poi cavallava le gambe così, e poi di qua, e poi di là. Allora gli chiese Fassbinder, ma dove si fa questo film? E Fassbinder, che era un tedesco, insomma, molto così, adesso è morto, disse, si fa nel Tukul. Nel Tukul? Che bello, in mezzo agli indigeni, che bello, ma c'è tanta selvaggina, queste palme, io potrò fare una parte eccezionale in questo suo capolavoro, mio caro Fassbinder, ma quanti attori verranno a fare questo film? Tanti attori, capito? Arbeit much fly, capito? Lassano che cazzo, che altro questo è? C'è l'innoiato, stacco, io uno qua, che ha levatemelo da torno, questo Fassbinder prima che moriva, no? Eccetera. Sì, ma tutti questi attori poi dove vanno a fare questo film? E vanno a fare sto film nel Tukul. Cioè, mi sembra logico, no? E insomma, questo è il discorso. E non è male, eh? Che succede? Adesso passiamo.